A Roma è morto Pietro Valdoni, il padre della moderna chirurgia italiana. È morto a Roma all'età di 76 anni il professor Pietro Valdoni, uno dei maggiori chirurghi italiani. Pietro Valdoni, chirurgo di fama mondiale, è morto stamani a Roma. Il Presidente della Repubblica ha espresso ai familiari il proprio cordoglio con un telegramma nel quale afferma che con Pietro Valdoni scompare il fondatore della moderna chirurgia italiana. Fui impressionato da quest'uomo per la sua enorme capacità tecnica, per la sua profondità culturale e per la instancabile attività che aveva. Era veramente instancabile. Mi colpì la sua signorilità, la sua disponibilità e il suo modo di comprendere la mia ansietà di giovane studente. Il mio rapporto con il professor Valdoni è stato un rapporto di grande amicizia. Io gli devo gratitudine per questa sua affettuosità. Lui era molto curioso delle cose del mondo e gli raccontavo quello che avevo visto e quindi a lui faceva piacere parlare non solo di chirurgia, ma parlare anche di tutto quello che in quegli anni succedeva nel mondo. Nel luglio del 1948 operò nella clinica di patologia chirurgica dell'università Palmiro Togliatti dopo l'attentato di Antonio Pallante. Percorremmo uscendo da questa porta pochi passi, arrivando grosso modo a quell'altezza. E io vidi Togliatti cadere per terra. Io sono stato particolarmente felice quando alla fine dell'intervento avevo in mano tutte e tre le pallottole. Dal punto di vista storico, il professor Valdoni può essere considerato il profilo scultoreo storico della figura del chirurgo completo. Chirurgo generale aggiornato, elegante, dotato di raffinata abilità chirurgica, si dedicò a tutta la chirurgia generale, apportando ovunque innovazioni tecniche basate su basi culturali solide. Ma come sono avvenuti questi progressi? E da quali presupposti si è partiti per arrivare a interventi così strepitosi e insieme tanto delicati? Professor Valdoni, lei che per primo ha eseguito in Italia il trapianto del rene, può dirci quali saranno gli sviluppi futuri della chirurgia? Quella che io lascio non è l'università che ho trovato. Io mi auguro che il rapporto tra maestro e allievo non si perda mai. È un rapporto cominciato nella scuola socratica, che si è mantenuto sempre e che è necessario che si mantenga, perché il giorno che finisce questo binomio finisce anche la scuola. Seguì quelle lezioni con grande entusiasmo e, oltre all'entusiasmo, affascinato dall'uomo, dal didatta, dal modo di porgere, dalla chiarezza delle idee. E io venni accolto come un nipote suo, essendo mio padre suo allievo e considerando Valdoni gli allievi come dei figli. Mi presentai al professor Valdoni perché lo ritenevo un uomo superiore agli altri e soprattutto perché era un vero maestro e mi ha insegnato quasi tutto della vita. Pietro Valdoni è considerato il fondatore della moderna chirurgia italiana. Ha ricoperto tutti gli incarichi più prestigiosi che in campo nazionale e internazionale potevano toccare a uno studioso così completo. Si è svolto in anestesia generale, in una camera operatoria che abbiamo attrezzato, qui in una sala del Vaticano. Io penso anche che la grande fiducia e tranquillità che ha dimostrato nei nostri riguardi, questo gli renderà più facile la convalescenza. L'eco dei suoi insegnamenti, la sua prorompente audacia di innovare e di voler mettere a punto sempre nuove tecniche chirurgiche, la sua vitalità sperimentale, hanno reso il suo operato una miniera piena di proposte che hanno consentito alla chirurgia degli anni 50 e 60 di compiere un balzo impressionante, scrollandosi di dosso un certo sterile e pesante accademismo medico.
quello che state vedendo non è la semplice esposizione della vita di un qualsiasi uomo. Come la storia guarda al passato per intrecciare modelli e maestri, e la grandezza, che fu una volta possibile, ma che lo sarà ancora, riporteremo alla vita, nella nostra memoria, il professor Pietro Valdoni. Un uomo descritto come pieno di entusiasmo. E come disse Ralph Waldo Emerson, senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. In ogni singolo uomo si può rintracciare cos'è ogni singolo uomo, che cosa può diventare, come può plasmare il suo destino, riflettere su se stesso e sugli altri ciò che può essere. L'uomo è fabbro di se stesso e del proprio futuro. E se riesce a colmare il vuoto tra la vita e la morte, se riesce a sopravvivere anche dopo di essa, allora quello è un grande uomo.